Ben trovato Vittorio. Allora, buongiorno. Scusate, io voglio aprire con l'editoriale di Vittorio Feltri, perché stamattina è, direi, sublime. È il finale veramente strano. Allora, Feltri cosa dice in questo editoriale? Che il tema dell'immigrazione, di cui abbiamo parlato all'inizio, è il grande tema su cui il popolo italiano, le persone normali, rischiano di voltare le spalle a questo governo. E nell'ultima parte dice che coloro che ipotizzano una lunga durata dell'esecutivo appena varato si illudono. Chi va contro il comune sentire dei cittadini è destinato a mollare gli ormeggi oppure ad essere cacciato a calci nel sedere. E di tutto si potrà dire di Conte, meno che non abbia culo. Vittorio, che dire? Non hai usato giri di parole, devo essere sincera. Dire o non dire? Ma qui c'è poco da far girare le parole, sono i fatti che contano, e il più importante è che il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle sono completamente scollati dalla realtà, quindi non credo che possano durare. Non si può governare un paese contro il paese, contro la gente.